Comunque hanno sparato anche i cartelli in pieno centro. Oddio. Siete che si piazzano sul campanile della chiesa a vedere chi riesce a cecchinare meglio. Ma dici che hanno le pistole? Pistole, fucili, alcuni sono proprio rosoni. Guarda. E se no con cosa spari, scusami? Non lo so. Guarda qua che buco. Quello lì era un calibro 50. Qua, occhio, frena. Ecco, tipo qui. Di solito è sempre vicino alle stradine dove le macchine passano e portano dentro la sabbia. Sì. 35. Senti che questo odore di qualche frutto. Eucalipto. Eucalipto. Balsamico. Ma. Ricola! E si gasa un po'. Pare sia la location perfetta per essere rapiti. Sì, esatto. Occhio. Qua sta proprio degradando l'asfalto. Cioè, qua è proprio la grana grossa. Ah, della civiltà. Mamo Yada. Il paese dei mamutones. Di chi? Mamutones. Cosa sono? Sono tipo delle maschere. Ah. Come si è messo a benza? 4 tacche. Anch'io. Però vuoi farla? Ma... Così arriviamo fino a casa easy. Mi devo fermare? Sì, dai, facciamolo. Vediamo se prende le carte però. Sì. Devo venire dalla sua stessa parte perché l'altro è servito, c'è scritto. Ma immagino vado anche quello. Moments later. Il paese, come vedete, è deserto. Comunque adesso dobbiamo attraversare Mamo Yada e poi andare verso Fonni. Che posto un po' dimenticato dal signore. Sono questi i mamutones. Oddio. Comunque hanno sparato anche i cartelli in pieno centro. Siete che si piazzano sul campanile della chiesa a vedere chi riesce a cecchinare meglio. Ma dici che hanno le pistole? Pistole, fucili, alcuni sono proprio rosoni. Guarda. E se no con cosa spari, scusami? Non lo so. Guarda qua che buco. Quello lì era un calibro 50. Ovviamente sto scherzando perché il calibro 50 il cartello l'avrebbe fatto saltare in aria completamente, però. E che storia hanno queste maschere? Non la so la storia dei mamutones. Informiamoci. Ma un po' sì, Comunque anche questo tratto di collegamento, poche emozioni. Ok, 10 km e arriviamo a Fonni. Vuoi andare davanti un po' tu? No, adesso no. Ah, adesso no, va bene. Comunque siamo tornati sulla 389 che avevamo fatto, che era bella, su un pezzo che non abbiamo ancora fatto però. Oh, qua è meglio, dai. Sì, qua è molto meglio. Secondo me delle panchine belle come quelle che abbiamo trovato l'altro giro... Difficile. Molto difficile. Bene fans, siamo arrivati anche a Fonni, che è il paese prima dell'inizio del passo, in teoria. Luna non si sa più dove è finita. Tu qua dietro. No, è che non parli. Ah. Con questo A, un verso che aveva molti significati. È un paese un po' dimenticato dal signore, però vedo un po' più di fabbriche, cioè un po' più di aziende. Deserto anche questo. Sì, teniamo sempre in considerazione che sono le 2:30 di domenica pomeriggio ed è agosto.
Quindi o tutti sono rinchiusi in casa con l'aria condizionata. Cosa probabile. O sono tutti in vacanza. Cosa altrettanto probabile. Ma vedi che ci sono tutte queste case qua? Con i mattoni un po' non finite. Boh, siete che hanno finito i soldi mentre le facevano su e sono rimaste così. Aspetta, che sono arrivato all'intertempo, non so da che parte devo andare. Mi sa di là. Ah sì, Monte Spada, Bruncuspina. Comunque Fonni è il paese dei murales. Ma va? Bene, adesso usciamo da Fonni e lì mi sa che vai su a sciare, Monte Spada, mentre noi andiamo verso il passo. Forse non tutti sanno che in Sardegna c'è anche un impianto sciistico ed è esattamente qua sopra. E vedi, hanno tutto. Strade belle per andare in moto, sci. Sì, beh, non so quanti mesi all'anno si possa sciare qua. Vabbè, ok. E il mare? Per ora più che un passo in montagna sembra un deserto saharico. Sì, c'è il fieno al posto dell'erba. Molto fieno. Ma quindi questa è già la salita del passo? Questa è già la salita del passo, sì. Che in realtà guardando Maps non mi pare particolarmente lunga. In tutto questo sono 3:15 e non abbiamo ancora pranzato. Bello. Beh, ma questo è un grande classico dei nostri giri. Schiasane! Guarda qua fanno il miele anche. Sono proprio avanti questi sardi. Non so che fiori possano andare a impollinare qua, sinceramente, però... Ma perché scende? Non lo so, ma la strada è giusta. Mancano 8,7 chilometri. Diciamo che fino adesso la 125 non si batte. No. Sai che penso che la montagna dove si vada a sciare sia quella? Sì. È la più alta che c'è qua in zona. Qua d'inverno spesso capita che nevichi, E beh, se ci sono gli impianti... Diciamo che non mi sta suscitando molte emozioni. No, neanche a me. Senza infamia, senza lode. Stringe. Pensa che mancano solo 4 chilometri alla vetta. Già finito. Però mi ha detto Roberto, storico amico di famiglia, che ringraziamo per il panda rosso che ci ha prestato, che a scendere dall'altra parte verso Talana c'è una vista della Madonna. Occhio, occhio, occhio. Ma di qua vado? Sì, sì, su. Di per sé la strada è anche divertente, solo che non è così pulita. No, più che altro non è neanche così panoramica come pensavo. Sai, il passo più alto della Sardegna, uno si immagina una roba super panoramica, invece non si vede molto, ci sono un sacco di alberi. Diciamo che l'asfalto non è proprio bellissimo, però dai, non è neanche così disperato. Azzo, mi è entrato un insetto nel casco. Ah, devo fermarmi? Sì, da quelle cazzo di griglie sopra. You get the idea. Comunque vedete, praticamente ho sigillato tutti e quattro i fori.
con queste retine da zanzariera, in modo tale che comunque l'aria passi, ma non passi nient'altro. Meanwhile. Non è la prima volta. Beh, me ne sono chiuse. Adesso le ho chiuse. Era un'altra cacchio di formica con le ali. Cioè, l'ho sentita proprio che mi è entrata e mi camminava nella fronte. Comunque, mancano solo 500 metri. E siamo sulla vetta della Sardegna. Beh, si vede che siamo in alto, eh. Sì. Ah no, in realtà mi dava lì, ma la strada continua a salire, quindi non siamo ancora in vetta. Comunque devo dire molto trafficata. Ci siamo noi e noi. Ah, ma aspetta che Madonnina del Correboi, mi sa che siamo arrivati. E questo qua è proprio la sommità del passo. Beh, c'è molto in effetti da vedere. Sì, tantissimo. Guarda l'immensità del cazzo che me ne frega. Dei commenti negativi che ci fanno? Sì. Bene, fan, siamo arrivati in cima al passo Correboi. Come potete vedere, in realtà non c'è assolutamente niente. In realtà vorrei mangiare, ma. Sotto il sole anche no. E non c'è neanche una panchina, nulla, non c'è proprio niente. Beh, Luna, direi di scendere, di proseguire verso, speriamo. Una panchina o un albero. Mi accontenterei di un albero. Luna Colombo scende dagli scogli. Luna Colombo, cerca di non cadere. Luna Colombo, se cade facciamo più visualizzazioni. No, questo il piede su. Quel masso lì è brutto, è un po' punta. Luna Colombo è scesa dagli scogli.